E la parola che sentivo nel mio cuore era una parola che suonava più o meno così, una parola sola proprio. Diceva preparatevi. Preparatevi. È una parola che questa mattina vogliamo un attimo vedere insieme, chiaramente, per le implicazioni, per il progetto, per quello che Dio vuole dire con questa parola, preparatevi, perché è una parola che noi usiamo spesso in tante evenienze della vita quotidiana. Preparatevi per rispondere agli esami, preparatevi per superare quella situazione, preparatevi. Il prepararsi è qualcosa che dovrebbe servire ad essere in grado di affrontare le circostanze, le situazioni, gli eventi che ci troviamo davanti. E bisogna dire che già nella cultura di oggi questo prepararsi è già decaduto, nel senso che spesso non ci si prepara, non si è pronti e si vive in maniera istintuale, si colgono semplicemente le occasioni, si vive, come si suol dire, l'attimo fuggente e non c'è una preparazione, un'attenzione particolare per raggiungere, per essere capaci di raggiungere e di mantenere dei risultati, delle vittorie nella nostra vita. E vogliamo leggere un versetto in Giosuè, capitolo 1, verso 10. Se leggete i primi 10 versi di Giosuè, c'è una rivelazione particolare che Dio gli fa, perché voi sapete che lui viene scelto per sostituire Mosè, e lì, essendo una persona in un certo senso, come tutti noi, paurosa, tendente realmente a fuggire, Dio gli dice, se leggete i primi 10 versi, di avere coraggio, di farsi animo, gli promette di stare con lui come era stato con Mosè, gli dice che avrebbe potuto calcare ogni terreno e conquistarlo, avrebbe potuto vincere, realizzare il progetto di Dio, gli fa una buona iniezione di coraggio. E credo che una buona iniezione di coraggio serva a tutti noi, prima di qualunque altra cosa, anche perché vivere oggi è diventato un poco difficile, è diventato pericoloso. Se stiamo a guardarci bene intorno scopriremo tante cose che ci minacciano, e se poi ancora ragioniamo un attimo sugli eventi mondiali, vediamo come tante cose stanno, sembra, mettendo quello che è una esplosione grandissima su tutti i livelli di conflitti nazionali, razziali, religiosi, c'è da spaventarsi, quindi una buona dose di coraggio ci serve. Ma subito dopo questi primi 10 versi, al verso 10, dice così: allora Giosuè, dopo aver ricevuto questa introduzione di coraggio, questa iniezione di coraggio, diede quest'ordine agli ufficiali del popolo. Verso 11: passate per l'accampamento e date quest'ordine al popolo. Quindi vedete, Giosuè riceve, va dagli ufficiali, dai suoi responsabili collaboratori, e dà un ordine, e dà un avviso. E qual è questo avviso? Preparatevi dei viveri. Preparatevi dei viveri, perché fra 3 giorni oltrepasserete questo Giordano per andare a conquistare il paese che il Signore, il vostro Dio, vi dà, perché lo possediate. Questa è la riflessione che questa mattina, con l'aiuto di Dio, voglio passarvi. Questo è il messaggio che Giosuè dà ai suoi collaboratori per essere dato al popolo: preparatevi dei viveri, perché fra 3 giorni, e questo 3 giorni naturalmente per loro erano 3 giorni reali, per noi oggi non sono necessariamente 3 giorni, ma sono un tempo breve, un tempo che sta
venendo, oltrepasserete questo Giordano per andare a conquistare il paese che il Signore, il vostro Dio, vi dà perché lo possediate. Quindi una preparazione. E qui dobbiamo aprire una breve parentesi, prepararsi dei viveri. C'era un momento in cui la manifestazione di Dio voleva insegnare qualcos'altro al suo popolo e vi ricordate, faceva scendere la manna dal cielo e una delle regole era quella di non accumularla, cioè ogni giorno doveva scendere il cibo che avrebbe sfamato il popolo di Israele. E là c'era una lezione importantissima che chiaramente anche noi abbiamo bisogno di imparare, che è quello di poter vivere ogni giorno di una parola che procede dalla bocca del Padre, quindi essere aperti al fatto che Dio può nutrirci in qualunque modo, in qualunque situazione, e in questo non dobbiamo avere l'ansia del domani. Ricordate quello che Gesù stesso disse in altra parte: non siate con ansietà solleciti del domani, ogni giorno ha il suo affanno. Quindi questo sembrerebbe in contraddizione con prepararsi, perché di solito perché ci si prepara? Per non trovarsi carenti di fronte alla situazione. Perché uno prepara dei viveri? In generale uno prepara da mangiare perché chiaramente in vita, sia per mangiare sia in particolare se invita qualcuno a casa, c'è una preparazione. Ma perché spesso si accumulano dei viveri? Perché magari si pensa che poi potranno non esserci, si pensa che ci potranno essere delle situazioni inattese, e allora chi più chi meno, non posso dire e generalizzare, ma ognuno di voi nella propria dispensa, non so che materiale c'ha, se è preparato a poter sopravvivere, se di colpo dovesse finire la possibilità di uscire fuori, non so chi di voi sopravviverebbe di più, chi accumula di più, chi è più previgente, chi si mette, non so, un sacco di latte, di scatole di varia cosa. Perché? Per fare sì che in una situazione particolare ci sia il cibo pronto. E credo che Dio sta cercando di parlare alla sua Chiesa, come lì parlò a Giosuè per parlare al popolo, di un prepararsi a affrontare, prepararsi a ricevere, prepararsi a conquistare, preparare dei viveri. E questa mattina vogliamo cercare di capire bene cosa significa viveri per i cristiani, perché l'applicazione più semplice è ovvio che è cercare di andare in un grande magazzino, in un GS, e fare una scorta di tutto quello che secondo noi è fondamentale, particolare anche di cose che non deperiscono naturalmente, per essere pronti ad affrontare momenti dove magari non ci sarà cibo. Ma cerchiamo di capire cosa in un senso più profondo significa quello che Dio sta dicendo alla sua Chiesa in questo particolare momento storico. Intanto è importante ricordare quello che Gesù spesso sottolineava di fronte alle imprese, di fronte agli obiettivi da raggiungere. In Luca capitolo 14 verso 28, se ricordate, Gesù fa un esempio e dice: chi di voi infatti, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolare la spesa per vedere se ha abbastanza per poterla finire? Perché non succeda che quando poi ne abbia posto le fondamenta e non la possa finire, tutti quelli che la vedranno comincino a beffarsi di lui dicendo: quest'uomo ha cominciato a costruire e non ha potuto terminare. Quindi il primo concetto importante nel prepararsi è quello di
essere convinti di volere andare fino in fondo. E io credo che questo è comprensibile per qualunque tipo di impegno umano. Quando uno si prepara a un corso di qualunque genere, di inglese, può partire con una grande convinzione, ma se non è preparato, se non ha i viveri, e in quel caso i viveri non sono solamente i soldi per pagare la fine del corso, questa è una parte dei viveri, cioè nel momento in cui si inizia un'impresa di qualsivoglia natura, è ovvio che se è un'impresa non gratuita bisogna pagare, quindi se uno ha il corso, i soldi per iscriversi, ma non ha i soldi per continuare, è ovvio che già questo significa partire svantaggiati, perché a un certo punto si dovrà fermare. Ma non solo, i soldi sono in questo caso una cosa che bisogna preparare, ma cos'altro bisogna preparare? Ho fatto l'esempio del corso all'inglese, potremmo fare tanti altri esempi. Che cosa bisogna prepararsi per poter arrivare fino a termine? Che cosa? Messaggio interattivo. L'impegno, la volontà, la responsabilità, la determinazione, cioè la convinzione che ci saranno momenti, nel momento in cui hai intrapreso una missione, in cui se non hai un deposito di costanza, di perseveranza, di pazienza, non sarà così bello come all'inizio la missione che hai iniziato. E quindi in qualche modo se non sei preparato, se non sei convinto che in questa missione dovrai realmente anche in certi momenti andare avanti anche se non lo senti, cosa succede? Che i soldi ci sono, l'iscrizione magari l'hai pagata per tutto l'anno, come di solito si fa, questo succede spesso, a me succede spesso con la palestra, mi convinco, devo andare là, devo fare sport. Poi naturalmente ci sono quelle occasioni che uno paga tutto l'anno per risparmiare, è arrivato massimo al secondo mese, non ho preparato la costanza adatta per andare fino in fondo, quindi i soldi ci sono anticipati, ma non mi sono preparato a portare a compimento e alla fine ci perdo i soldi dell'iscrizione, dico. Questo è un piccolo esempio per farci capire come prepararsi a un'impresa significa essere convinti intanto della validità dell'impresa. In quel caso, quando Gesù fa l'esempio della torre, dice: preparatevi, vedete se ce la potete fare, ma non soltanto con le risorse iniziali, perché uno parte quando c'è una costruzione, ma poi ha bisogno di continuare. E se non ha messo in conto tutte le risorse che poi deve utilizzare nella costruzione di qualunque cosa, alla fine si trova spiazzato. Non so se è chiaro questo concetto. Si trova spiazzato e poi chiaramente in quel caso, dice, le persone lo prenderanno in giro e gli diranno: ma cosa dovevi costruire? Si cominceranno a beffarsi di lui. Quest'uomo ha cominciato a costruire e non ha potuto terminare. Quindi un primo concetto fondamentale nel preparare i viveri ha a che fare con essere previgenti e capire che nel momento in cui andremo in una direzione, nel momento in cui prenderemo delle responsabilità nuove, nel momento in cui affronteremo delle situazioni nuove, dobbiamo essere pronti a gestirle con delle risorse che chiaramente ci vengono da Dio, ma abbiamo bisogno di prepararci. Ora capiremo meglio ancora come preparare i nostri viveri per andare e conquistare il terreno che Dio ci ha messo davanti. Quindi, se no, avremo questa conclusione un poco triste: ha cominciato, ma non ha potuto terminare, come a dire, non si era preparato ad affrontare le difficoltà. Credo che
è esperienza di tutti e oggi sempre più difficile banco di prova, l'esperienza del matrimonio. Cosa significa? Che non preparandosi sufficientemente, non comprendendo cosa significa, alla partenza, shum, tutti partono come saette. E poi, dopo i primi 100 chilometri, che non sono chilometri, ma sono giorni, sono anni, dovrei dire, ma ora stanno diventando mesi persino, ci si accorge che non si era preparati. E quindi è drammatico quello che stiamo vivendo, non si riesce a portare a termine quell'impegno così sacro che è il matrimonio. Ma dico, quello per dire uno degli impegni più sacri, ma tante altre cose che noi iniziamo con tutta la buona volontà, ma non avendo la consapevolezza di prepararci, non avendo la consapevolezza che ci troveremo in momenti in cui dobbiamo avere un serbatoio di riserva, di viveri per superare i momenti difficili. È come se andassimo nel deserto con una borraccia sola d'acqua, facciamo i primi 20 chilometri, non ci arriviamo neanche, i primi 5 chilometri e già siamo non pronti. Siamo incapaci di gestire. E già stiamo cominciando a capire cosa significa prepararsi. Mi viene in mente un'altra immagine, una persona la cui unzione lo rendeva preparato, pronto a qualunque combattimento. Chi era? Chi ha detto? Sansone, Sansone. Anche Elia, ma Sansone mi veniva in mente. E in particolare la sua unzione, se ricordate, era collegata alla sua folta chioma. Lì era la sua unzione. Lui era un nazireo e in quel senso era preparato, unto da Dio. Quindi comprendiamo, cominciamo a mettere questa similitudine, preparazione, unzione. Unto da Dio per compiere la missione, per affrontare i filistei, per vincere ogni battaglia. Ma nel momento in cui Sansone non si prepara o perde la sua preparazione, se la gioca e guarda un poco, potremmo fare un'equazione: unzione più emozione uguale distruzione. L'unzione, la preparazione, l'abilitazione data da Dio si scontra con un'altra forte componente della vita umana che si chiama emozione, sentimento. E in quel caso purtroppo vince l'emozione, vince il sentimento. Il sentimento porta Sansone a non essere più preparato, a perdere quel deposito, a perdere quella capacità realmente coltivata di fare fronte alle situazioni. E quando si manifesta questo? Quando nuovamente avviene il test, la prova, lui esce come al solito dicendo: ora li faccio fuori tutti questi filistei, ma non era più preparato, non era più pronto, aveva perso per l'emozione l'unzione. E alla fine, anziché lui distruggere i filistei, distruggere il male, viene imprigionato, viene stretto, viene schiavizzato. Non era più pronto a vincere, ma diventa un perdente, anche se poi fa quell'atto finale da cui viene l'espressione muore Sansone con tutti i filistei. Chiaramente, però, quello è un riscatto, ma non è quello che Dio avrebbe voluto per la sua vita. E allora, questa è la prima similitudine, ma ancora
essere pronti a fare qualcosa. C'è un esempio, che una scrittura che di solito non abbiamo letto mai, perché non so se almeno voi la l'avete mai, cioè magari ci passiamo sopra velocemente, ma vogliamo leggere. Anche in questo c'è un significato spirituale profondo. In 2 Corinzi capitolo 9 verso 1 Paolo sta parlando della sovvenzione per i santi, cioè per delle collette, per l'attenzione che lui metteva nel potere venire incontro alle necessità degli altri. E questo è importante. Io credo che la Chiesa sicuramente deve essere un luogo dove siamo sensibili ai bisogni gli uni degli altri, ma non solo, ma anche di una Chiesa nei confronti di un'altra Chiesa per venirci incontro. Questa è la lezione almeno di Paolo. E dice così: quanto alla sovvenzione destinata ai santi, è superfluo che io ve ne scriva, perché conosco la prontezza dell'animo vostro, per la quale mi vanto di voi presso i Macedoni, dicendo che l'Acaia è pronta fin dall'anno scorso, e il vostro zelo ne ha stimolati moltissimi. Ma ho mandato i fratelli affinché il nostro vantarci di voi non abbia ad essere smentito a questo riguardo, e affinché, come dicevo, siate pronti. Non vorrei che, venendo con me dei Macedoni e non vedendovi pronti, noi, per non dire voi, abbiamo a vergognarci di questa nostra fiducia, come a dire, preparati già alle buone opere. L'esortazione di Paolo è come a dire: io ho visto già la vostra disponibilità nel dare, come a dire, ho visto il vostro cuore, ho visto il vostro desiderio, ma l'esortazione è ad essere pronti realmente a tradurlo in una azione. E questo non vale semplicemente per il denaro, come possiamo vedere in questa parte della scrittura, ma vale in generale per tutto quello che siamo pronti, abbiamo disponibilità, abbiamo attitudine a fare, quindi siamo preparati, ma in realtà non siamo veramente. Non so se è chiaro, come dire, io sono preparato a impegnarmi, ma attenzione, ho ottimizzato il mio tempo in maniera da poterlo fare? Io sono preparato a evangelizzare, ma attenzione, sto capendo bene di che si tratta, mi sto realmente preoccupando di avere un peso per i perduti, di farlo veramente per compassione, non come una specie di sport o di caccia al pesce, al credente. Cioè, nel senso, quelle cose che io so che Dio mi sta chiamando a fare, sto facendo sì di preparare, di mettere la mia vita in maniera tale da poterle compiere, perché se no sono preparato solamente in teoria, però nella pratica no, perché nel momento in cui le circostanze dovessero chiamarmi, nel momento in cui l'opera preparata è dinanzi a me e io mi sono preparato teoricamente una vita per operarla, se non sono pronto ad operarla, quell'opera se ne va. Non so se riesco a rendere l'idea, voglio spiegarmi ancora in maniera più chiara. Cioè, se noi ci stiamo preparando a portare delle persone al Signore, per esempio, noi dobbiamo realmente preparare i viveri, come a dire, stare davanti a Dio, intercedere, vedere le occasioni e poi al momento opportuno capiremo l'azione. Ma se io dico mi sto preparando, poi sono preso a destra e a sinistra, non ho neanche chiarezza di chi posso evangelizzare, eccetera, eccetera, l'occasione passa, io mi sto preparando, ma in realtà non sono pronto. Quindi c'è differenza tra prepararsi ed essere pronti, ma il prepararsi ha senso nella misura in cui poi siamo pronti. Questa differenza forse farebbe ridere, ma spesso succede, di solito per le mogli, dicono, andando anche i mariti, quando si deve uscire, dice mi sto preparando, ok, mi sto preparando, e poi questa situazione dura, cioè, ma insomma, ma sei pronta? Mi sto preparando, ma ci dovrà essere un momento in cui poi uno è pronto.
se non la preparazione, capite, è inutile. Immaginatevi uno che si prepara continuamente per uscire e non esce mai. Noi ridiamo, però tante volte viviamo queste cose, ci prepariamo, ma non siamo mai pronti. Allora prepararsi ha a che fare con la possibilità di essere pronti, pronti in ogni momento. E questo mi riporta a un'ultima parte della scrittura che prenderò come esempio, prima della conclusione, questa mattina, che è l'episodio delle vergini stolte, un altro episodio di preparazione ma non essere pronti. Lo leggiamo velocemente in Matteo capitolo 25 verso 1, dice così: allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini le quali, prese le loro lampade, uscirono a incontrare lo sposo. 5 di loro erano stolte e 5 avvedute. Quindi questo fa vedere che c'è una percentuale di solito del 50% di persone che si preparano e sono pronte e di persone invece che si preparano e non sono pronte. Quindi penso che anche noi siamo nella media, no? Spero già questa media è ottimistica. Questa è la media secondo Gesù. Allora, le stolte, nel prendere le loro lampade, non avevano preso con sé dell'olio, mentre le avvedute, insieme con le loro lampade, avevano preso dell'olio nei vasi. Ci fermiamo un attimo qui. Chiaramente, al di là dell'applicazione poi spirituale profonda, in generale, chiaramente, se tu hai una lampada, o ti porti un generatore elettrico, allora non esisteva l'elettricità, quindi il sistema era di mettere l'olio e lo stoppino. Quindi avere una lampada senza preoccuparsi di mettergli la benzina è come avere una macchina, appunto, ma non avere una scorta di benzina. Quindi indipendentemente dalla potenza della macchina, dalla bellezza della macchina, se non ci metti la benzina non funziona. Quindi in qualche modo lì il concetto però non era di non avere nessun carburante, ma di non averne abbastanza. Quindi ancora una volta la preparazione non è nel senso di non avere capito che le lampade dovevano funzionare anche con l'olio. E io credo che ogni cristiano capisce che la sua possibilità di fare fronte agli eventi funziona con l'olio dello Spirito Santo. Questo credo che l'abbiamo capito, perché se non abbiamo capito questo siamo ancora più stolti delle vergini, cioè è come se comprassimo una macchina senza prevedere di metterci benzina o altre cose del genere che tante volte nella nostra stoltezza facciamo. Ci compriamo cose incredibili ma poi non possiamo avere la manutenzione, non abbiamo i soldi per curarne la manutenzione. Ma qui la stoltizia non era nel fatto di non capire che le lampade avevano bisogno di olio. Quindi la nostra incapacità di essere pronti non è collegata al fatto di non capire che abbiamo bisogno dell'olio di Dio, delle risorse di Dio, questo ci arriviamo, ma di non averne abbastanza, di non averne preparato. Ho detto con le parole da cui siamo partiti, non avere preparato abbastanza viveri per la situazione che abbiamo davanti. E voi sapete tutti come finisce questa storia. Quindi le stolte avevano preso la lampada, ma in effetti non si erano preoccupati tanto della quantità dell'olio, mentre le avvedute insieme con le lampade avevano preso anche dell'olio. E allora che succede a quel punto? Lo sposo ritarda e tutte le vergini sono lì ad aspettare, poi arriva lo sposo e ci sono quelle che sono pronte e ci sono quelle che non lo sono. Siamo pronti, siamo preparati a incontrare non lo sposo, questa è un'applicazione più generale,
Questa mattina il Signore non ci sta dicendo siete pronti a incontrarmi. Questo è importante, che possiamo essere preparati a incontrarlo. Ma siete preparati? Siete pronti a incontrare le opere che ho messo davanti a voi? Avete preso i viveri? Avete preparato quello che è vitale per voi per non trovarvi spiazzati di fronte alle circostanze? Vi siete riforniti abbastanza di pazienza soprannaturale per affrontare quella tensione, quella lite che avverrà a casa vostra? Dice, ma no, non è detto che avverrà. Avverrà, avverrà. Vi siete preparati, avete preparato i viveri. Cosa sono viveri? Ora lo capiamo sempre meglio. Cos'è viveri? Nel senso spirituale, tutto quello che è la vita di Dio, tutto quello che ci permette di vivere, di affrontare in una maniera diversa le circostanze, le situazioni di fronte a cui ci troveremo. Non possiamo arrivare impreparati, e così ci vogliono i viveri di pace, di gioia, di amore. Bisogna fare una grande scorta, fratelli, perché l'iniquità si moltiplica e l'amore cercherà di diminuire. Allora bisogna fare una scorta per essere pronti. A che cosa vi state preparando? Come preparare questi viveri se non stando di più alla presenza di Dio? Come arricchire le nostre dispense se non andando da Lui e comprando gratuitamente latte, miele? Perché spendete per cose che non possono saziarvi? Perché ci prepariamo a tante cose che sono inutili e che alla fine non serve a niente essere pronti? Tante volte siamo prontissimi, preparati a qualunque evento esterno, antifurti, antiallarmi, anticose, di qualunque cose, le cose più tecnologiche, le cose più incredibili, siamo previgenti in 10.000 cose, ci occupiamo di essere pronti a fronteggiare qualunque cosa, ma non siamo preparati con i viveri di Dio. Che significa? Che noi con tutta la preparazione arriva il problema e con tutte le nostre difese e preparazioni crolliamo, arriva la persona che si è preparata, ha preparato i viveri, c'ha pace dentro, c'ha amore, c'ha gioia, e appena viene quell'evento conquista il territorio, vince la battaglia, ci alziamo in piedi. Quali sono i viveri da preparare, ti dice il Signore, alla fine di questo piccolo flash sui viveri? Ognuno di voi sa in che cosa è carente nel suo cammino cristiano. Ognuno di voi sa cosa ha bisogno di preparare per essere pronto a conquistare il territorio che Dio ti metterà davanti. Abbiamo detto che la preparazione uguale unzione. Abbiamo bisogno dell'unzione di Dio. Abbiamo bisogno di quella capacità soprannaturale che ci farà fare fronte alle difficoltà. E io mi accorgo che tante volte arriviamo spreparati, arriviamo senza serbatoi, arriviamo in riserva, rosso fisso. Per cui appena c'è la salita, altro che superarla con uno slancio, cominciamo a dire, ma ce la faccio o non ce la faccio? Ma riuscirò a sopportare mio marito o lo uccido questa volta? Ma riuscirò a... riuscirò a perdonare il mio fidanzato o questa è l'ultima volta che lo cancello dalla mia memoria? Faccio una riformattazione della mia... del mio hard disk mentale, cancello, installo un altro programma. Preparatevi.
preparate i viveri. Questa è la frase forte che sento per ognuno di voi. Preparate i viveri. E non dobbiamo correre al supermercato, ma dobbiamo correre alla presenza di Dio. Preparatevi prima. Ci sono certamente dei momenti in cui ci sentiremo in crisi, avremo grosse difficoltà e grideremo: Signore, aiutami. Allora magari Dio ci tira su, come sempre Lui d'altronde fa. Ma Dio sta cercando una chiesa non che anneghi ogni momento e dice: Signore, ti prego, ma una chiesa che impari a nuotare, una chiesa che si prepari, una chiesa che si prepari ad accogliere i perduti, una chiesa che si prepari a dare da mangiare ad altri, perché i viveri che Dio vuole che tu prepari non sono solo per te, non sono solo per sopravvivere in circostanze difficili, in test, in situazioni di stress, di conflitto, di incomprensione familiare. Non sono solo queste cose che Dio vuole che tu prepari per poter poi fronteggiare questi momenti, ma sono viveri che puoi trasmettere anche agli altri. E l'esortazione finale è questa: preparate i viveri. Ho detto in altra maniera: preparate a vivere, preparatevi a vivere come io voglio che voi viviate, dice il Signore. Preparatevi a vivere da persone che vincono il male. Preparatevi a vivere come persone che annunziano la buona novella. Preparatevi a vivere come persone che portano la pace dove c'è il conflitto, non che si insinuano e aumentano il conflitto, ma preparatevi a portare la mia luce dove c'è l'oscurità. Preparatevi. E come ci si prepara a portare una grande luce? Non è una luce che deve essere un flash, per quella basta una batteria piccola, pa, un flash e poi scompare. Le persone per un attimo vedono Dio e poi scompare. No, hai bisogno di una dinamo, hai bisogno di qualche cosa che carichi la luce dentro di te, hai bisogno di qualcosa che nel momento in cui ti accendi continui a risplendere, continui a portare quella luce, continui ad essere un punto di riferimento per le persone che brancolano nel buio. Ma se non ti prepari a caricare la tua batteria, come potrai mantenere una luce costante? Come potrai illuminare? E spesso la nostra vita, purtroppo, diciamolo chiaramente, fratelli, è una specie di spegni, accendi, spegni, accendi, spegni, accendi, ma sono molto di più i tempi che stiamo spenti di quelli che siamo accesi. Come potremo realmente illuminare in un mondo che ha bisogno di una luce stabile? E questa mattina il Signore vuole chiamarti realmente all'appello e vuole dirti: figlia mia, figlio mio, vuoi prepararti veramente? Vuoi preparare i viveri reali che ti serviranno? O vuoi preparare un sacco di altre cose inutili, secondarie, che non ti serviranno a niente? Vuoi prepararti per incontrare me, per incontrare il tuo prossimo? E ognuno di noi ha bisogno di dare la risposta a Dio. Ha bisogno di decidere nell'intimo per che cosa si vuole preparare. Solamente per superare un esame universitario, amen, anche quello non è male. Solamente per poter fronteggiare tutte le gli impegni finanziari, le cambiali, le finanziarie con cui deve pagare gli oggetti che si è comprato, amen, è giusto pagare i propri debiti, essere preparati.
solamente per qualunque altra cosa di umano? Chi è, dice il Signore, questa mattina che si vuole preparare per me? Chi è che si vuole preparare per me, dice il Signore? Chi vuole prepararsi per essere un mio servo, una mia serva, un mio discepolo? Chi vuole prepararsi? Io voglio invitare le persone che sentono veramente però questa chiamata a prepararsi per Dio, a preparare i viveri, a prepararsi nella preghiera, nella lettura della parola di Dio, nella comunione fraterna, nell'intercessione per compiere le opere di Dio. Dio ti sta chiamando. Se tu sei uno di questi, vieni in questo momento avanti, come a dire: Signore, io voglio prepararmi per te. Voglio prepararmi, Signore, ma prepararmi per essere pronto, prepararmi per essere capace poi di riconoscere quelle opere che tu hai messo davanti, non una preparazione fine a se stessa, non una preparazione teorica, concettuale, astratta, ma una preparazione che mi renda abile, pronto all'azione, pronto all'intervento, pronto a non rimanere poi spiazzato, a non rimanere in crisi, a non trovarmi in situazioni dove poi non so più come reggere i pesi perché non mi sono preparato. Chiedi perdono a Dio questa mattina per avere un po' sottovalutato questa preparazione ed esserti trovato impreparato, non pronto a quegli appuntamenti, a quelle opere, a quelle circostanze che lui aveva preparato perché tu le superassi, ma tu non eri pronta, tu non eri pronto. Vogliamo pregare insieme questa mattina. Signore, ti ringraziamo perché tu ci hai chiamati alla tua scuola. Grazie perché ci hai iscritti in questo corso dell'amore che ci renderà capaci di comprendere sempre di più la tua natura, il tuo carattere. Ma ti vogliamo chiedere questa mattina perdono perché spesso abbiamo frequentato questo corso senza comprendere il bisogno di prepararsi, il bisogno di studiarsi. E vogliamo questa mattina essere pronti a preparare i viveri, a preparare tutto quello che serve perché la tua unzione venga sulla nostra vita, a metterci sul tuo altare perché il tuo fuoco bruci questo sacrificio. Vogliamo essere pronti, Signore, e non pronti semplicemente a incontrarti, perché questa sarebbe la cosa più bella, almeno per alcuni di noi, quella di andare a riposarsi con te, Signore, nell'eternità, nella gloria. Ma questo quando sarà il tempo. Ma vogliamo essere pronti a riconoscere, a operare le opere che tu ci hai messo davanti, Signore. Vogliamo essere pronti, vogliamo essere dei soldati preparati a combattere le tue battaglie e a vincerle nel tuo nome. Alleluia! Signore, vogliamo essere pronti per te, Signore, per tutto quello che ci indicherai,
Vogliamo essere pronti per tutti gli esami che supereremo, per le difficoltà, per i momenti in cui ci verrebbe da sfuggire. Ma preparati da te, Signore, supereremo ogni esame. In questo momento sento proprio che lo Spirito Santo vuole toccare in particolare delle situazioni dove siete arrivati all'esasperazione, alcuni di voi, dove pensate di non poter reggere più una situazione, di non farcela più, e Dio ti sta parlando e ti sta dicendo: figlia mia, vieni da me, io ti preparo, io ti do i viveri, non solo per sopravvivere a quella tua difficilissima situazione, ma ti do i viveri per vincere, per vincere, per vincere. Non entrare nella disperazione, figlia mia. Io sono il tuo approvvigionamento, io sono la tua provvidenza, io provvedo alla tua vita, io ti do i viveri, io ti do la capacità di vivere una vita diversa da quello che le circostanze vorrebbero portarti a vivere. Io ti do da vivere una vita di vittoria solo se tu prendi da me. Prendi da me, figlia mia. Signore, sì, tu sei la nostra provvidenza, tu sei il nostro cibo. E ancora, Signore, mentre ci prepariamo a prendere del pane, del vino, vogliamo confessarti che tu sei il nostro cibo, tu sei il pane disceso dal cielo, tu sei la manna, la tua vita è la nostra vita. E se ci arricchiamo di te, Signore, questo significherà essere pronti ad ogni circostanza, ad ogni momento. Se ci arricchiamo della tua presenza, saremo pronti, Signore, ad essere canali del tuo amore, pronti a stendere le mani sui malati perché siano guariti, pronti ad avere la fede per portare la tua benedizione intorno a noi, Signore. Fa che siamo occupati di questo, prima di ogni altra cosa, prima del nostro lavoro, prima dei nostri giocattoli, prima di ogni altra cosa stupida che tu ci concedi, Signore, come condimento, ma che siamo pronti a vivere di te, Signore, solo di te. Te ne prego, Padre, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. E in questo momento, Signore, mentre quelli che sono qui davanti, ma tutti quanti, ti chiediamo di essere pronti, di essere preparati. Il tuo Spirito scende e tocca profondamente e ci dà una sicurezza, ci dà una fiducia. Ci fa superare i sensi di colpa. Ci fa superare il senso di inadeguatezza, di incapacità che c'è in alcuni di noi, che si sentono falliti, ma tu li rialzi, li consoli e li prepari perché siano più che vincitori. Alleluia, 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 alleluia. Sento una parola forte del Signore. Il Signore sta dicendo: non solo vi sto preparando come sto preparando la mia sposa, ma vi sto preparando a regnare con me. Ecco perché dovete imparare le leggi del regno e l'amore prima di ogni altra cosa, perché l'amore è l'unica legge che sopravviverà a tutto. Io vi sto preparando a regnare con me. Ecco perché le materie sembrano difficili. Io vi sto preparando a regnare con me. Siate pronti.
e vogliamo incoraggiarci gli uni gli altri in questo momento prima di passare alla Santa Cena. Vogliamo che ci sia questo stimolo l'uno con l'altro. Quindi vai dal tuo fratello e la sorella e digli: preparati a regnare, preparati a regnare con Gesù, preparati a regnare. Di questo al tuo fratello e alla tua sorella, abbraccialo e comunicagli questa esortazione: preparati a regnare con il nostro Signore Gesù.